Finalmente si apre una scuola di teatro di recitazione a Napoli. È fondamentale, direi, imparare la tecnica della recitazione. In qualche modo ti dà la possibilità di affinare quelle che sono le tue arti, la tua arte insita con la quale sei nato. Senza la tecnica non si arriva da nessuna parte. Avremo la collaborazione, spero, di tanti artisti, sia italiani, che verranno a raccontare la loro esperienza, la loro storia, il loro modo di fare teatro, il loro modo di pensare il teatro e di sentirlo. Un'altra cosa bella che io voglio fare sono le arti marziali, per esempio, perché secondo me un equilibrio fisico serve molto, è utile a essere centrali con la propria personalità. È un'altra cosa che desidero realmente che ogni attore impari, almeno il solfeggio, cioè la musica, a leggere la musica. Ma io spero che non solamente i napoletani si iscrivano a questa scuola, i ragazzi napoletani, ma anche i ragazzi del resto dell'Italia. Se ci fosse qualche straniero sarebbe ancora meglio. Diciamo che non è che uno deve per forza poi recitare il napoletano, ma alla base deve studiare il teatro napoletano, deve sapere che cos'è, deve essere una vera necessità esprimersi e raccontare se stessi attraverso il gioco della recitazione, ma non solo se stessi, anche le proprie idee, il proprio modo di essere, il proprio modo di pensare la vita, di raccontare la vita anche degli altri. Attraverso la scuola, attraverso i ragazzi, attraverso il desiderio di questi ragazzi di continuare una tradizione, tra virgolette, e tradizione per me non vuol dire fermarsi all'antico o restituire il vecchio, ma vuol dire partire da un qualcosa di solido, da una base precisa, per poi esprimere le proprie necessità, le proprie esperienze, il proprio modo di vivere, la propria realtà e di andare avanti. Thank you.